Trapani si sveglia un po' più vuota. Questa mattina, infatti, è venuto a mancare Monsignor Antonino Adragna. Ordinato sacerdote il 20 giugno del 1962, il prossimo mese avrebbe compiuto 86 anni. Per oltre 40 anni è stato alla guida della cattedrale di Trapani, poi fu amministratore parrocchiale presso la chiesa Maria Santissima Ausiliatrice, unendo la realtà diocesana con quella salesiana. Una vita donata per il Vangelo e per la città di Trapani, dove era uno dei sacerdoti più amati. Anche grazie alla speranza che ha regalato a tanti giovani, con tra tutti la creazione della Juvenilia, creatasi quando un gruppo di giovani dell'Azione Cattolica Trapanese coagulò l'idea di testimoniare i propri ideali anche attraverso lo sport. E poi c'è la lotta al male trapanese nelle sue omelie. Indimenticabili sono le parole che pronunciò al funerale di Mauro Rostagno. Mafia, tu non sei società, ma sei contro la società. Siamo tutti stanchi di odio e di violenza. Vogliamo vivere in pace. Insomma, una vita dedicata ai suoi parrocchiani e alla sua città, con un impegno di fede, speranza e carità che lo ha visto essere sacerdote fino alla morte, proprio come amava dire lui. Io ricordo quando sono stato incarnato dentro questo mistero dei poveri, quando ci fu l'occupazione della cattedrale, mamma mia, queste senza casa dopo l'alluvione del 76, sono arrivato in cattedrale, una chiesa piena zeppo, e lì ho capito chi erano i poveri. Quando si condivide con loro, non è soltanto quando ci do l'elemosina, chi non serve a niente. Ma incarnarsi, saper condividere con loro, saper dormire con loro in quella cattedrale, saper andare dal prefetto ed essere uno di loro, uno di loro. Certo. Uno di loro, quando il prefetto dice: lei si faccia il prete, io sono uno di loro, cara eccellenza, uno di loro. E se non si fanno queste esperienze, non si capisce il cristianesimo.